Stavamo ridendo, sì, Tonino ci ha fatto ridere tutti, stavamo decidendo fra Furasador e non me li ricordo più gli altri. Anche io. Come no? Il benefattore Furasador. Il benefattore quello è più che dice amati? Castless gay. Castless gay. Tira fuori i soldi, questo. Chi caccia la grena? No, 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 è bello, sì, chi caccia la grena, chi caccia la grena. Così, io dialetto, no, dialetto, chi caccia la grena. Ma chi caccia la e grena. Chi caccia la grena. No, non ci sia. Prendo la parola, mi non voglio la cosa bestiale. Prego, Stefano. No, c'è un termine romagnolo che si avvicina a sponsor, è spunsele. Che cos'è? È chancelle, no? È quello che è il mediatore. Ma è spunciador. Sì, ma però chi cazzo la crema? Secondo me è molto conciso e rende veramente l'idea. Però dovresti dirlo in dialetto. Chi cazzo la crema? Ma trai anche l'inganno, perché chi cazzo la crema sembra che uno dica la parolaccia, poi andiamo sotto a piorare e vedete che è una cosa limpida. Poi fanno il beep. Limpida. Il C, a Rimini specialmente, lo scriviamo con la Z. Con la Z. Poi da Riccione e al sud inizia il C. Inizia il C. 55, sono 55. Come? Io da non romagnolo, Giuseppe Costanzo. Costanzo, scusa. Da non romagnolo, mi sto facendo un'idea pessima del. No, sì, stai facendo una cultura. Costanzo, no, da dove arriva lei? Da Catania. Da Catania, quindi dalla lontana Sicilia. Siciliano verace. Potremmo allora disquisire di casa. Scusa, ma solo allora queste cose. Potrebbe, sì, solo questo. Potrebbe dire in siciliano chi caccia la grana. Ecco, lo dica in siciliano, beh, bella idea, bella idea. Chi manda i sordi. Come questa, no, questa è romana, la dica in siciliano. In siciliano si potrebbe dire, no, i soddi. E soddi, chi caccia, come si dice, chi tira fuori? Cutira fuori i soddi. Cutira fuori i soddi. Benissimo. Bravo il nostro amico Costanzo da Catania, sì. La ragazza, li vogliamo ricordare, si chiama? Mi chiamo Chiara Comastri e io invece sono Emiliana, vengo da Reggio Emilia, non c'entro niente con la Reggio Emilia, Coppola, in orvietano come si dice? Chi caccia i soldi? Bene, potremmo disquisire a lungo, siamo nel paese del referendum, quindi ne faremo anche uno, lo diciamo magari a Marco Pannella, su come dare questa titolazione all'interno del programma Zenta d'Impernosto di Torino Canducci. Io passo da quest'altra parte, come abbiamo detto poc'anzi, prima di perderci in questo simpatico, a questa simpatica presa di posizione sulla trovata fatale, poi magari la tireremo fuori dal cilindro prima della fine della trasmissione. Torno a quest'altra parte, come abbiamo detto poco prima di andare a parlare con Canducci, abbiamo i protagonisti, in qualche modo abbiamo completamente lo staff produttivo del film Un caso d'amore, ed è una bellissima storia che vede due entità, sono le più belle storie d'amore, credetemi, quelle vissute tra passione e tormento, perché le storie d'amore sono solo tormentate, non sono neppure passionali, vero Sapio? È verissimo, soprattutto un tormento di questo genere, che è un tormento etico, un tormento professionale, è il gusto e la ripulsa della trasgressione. È la ripulsa della trasgressione. E quindi tutto gioca in questa ambivalenza. Tutto gioca in questa ambivalenza, ha anche un finale abbastanza sorprendente il romanzo, e i personaggi si agitano in questa specie di bottiglie dorate e finiscono per rovinarsi a vicenda, pur essendo estremamente felici insieme. Però, andiamo per ordine. Allora, il film nasce da un suo romanzo. Lei a un certo punto della sua vita, quando era ancora sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, pensa anche di mettere su carta quello che è il suo estro, la sua fantasia. Ha sempre amato, questo chiaramente lo si intravede in maniera netta e nitida, queste storie duple fasse, queste storie un po' antitetiche. Sono le storie della vita. Sono le storie più belle, sono le storie della vita quelle più belle, ma lo lasci dire, perché anch'io mi struggo quando le storie di passionali sono anche tormentate, come ho detto poc'anzi. Scrive questo libro e un bel giorno chi legge il libro e pensa di fare un film? Domanda che gira ad Amati o a Cesari. Lei? Riccardo. Sì, ci sono un po' capitato nella lettura del romanzo, che mi ha immediatamente intrigato. Capitato perché? Perché attraverso amici comuni ho letto, mi avevano presentato il romanzo e l'ho letto, mi ha intrigato e ho cercato in tutti i modi di tenacemente di riuscire a realizzarlo, di rendermi interprete di questa storia che il dottor Sapia aveva scritto poco tempo prima. Insomma, ci è voluto un po' di tempo per riuscire a realizzarla, certo. Però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a nell'intento portare in porto
la nave. La nave, ecco, come si suol dire, come se fosse un viaggio in uno sterminato. Sì, è un viaggio. Lui potrebbe essere parte in causa soggettiva perché parla di se stesso. Io questa domanda invece la faccio a lei che è il regista. Ma un giudice, che lo vediamo sempre imbalsamato nella sua toga, un giudice, essere anche, voglio dire, un trasgressivo. Ma un giudice è anche un uomo, quindi penso probabilmente abbia dentro di sé tutti i travagli, le contraddizioni, i dualismi che un essere umano incontra nella propria esistenza, insomma, quindi... Penso di sì, assolutamente. Lei si riconosce in questa scrittura, è autobiografica anche questa versione, questo essere integerrimino? Questa è una domanda anche alla quale non si può rispondere sì o no. Io credo che ognuno di noi, anche quando scrive qualcosa, un amico che vada al di là dei semplici saluti, ci mette qualcosa di autobiografico. Certamente. Quindi in qualche modo mi ha risposto in maniera molto elegante, molto di sguincio, come si suol dire, ma ha centrato quello che è l'argomento. Piero Amati, io la vedo molto soddisfatto perché lei mi ha parlato di un bel lavoro che è stato realizzato in questi mesi. A dicembre ne parlammo a lungo, soprattutto di questa storia particolare, di questo giudice che si innamora di Gaia, che non è la nostra Gaia Ferrara, si innamora di questa ragazza che viene processata. Come si incontra le due? Si incontra per caso nel tribunale, dove il giudice ha appena finito un'udienza e invece questa donna, che appartiene all'alta borghesia della città di Rimini, eccetera, si incontrano lì perché è lì per una denuncia per guida spericolata. E così viene processata. Coglie un attimo di una frase detta dal giudice a un giornalista e si intromette, cioè questo colpo di fulmine, per come l'ho interpretato io, dottor Sarro, questo colpo di fulmine fra i due, e nasce questa storia d'amore fra questa donna trasgressiva, provocante, bella, che vive al di fuori di quelle sono le regole, i canoni secondo i quali invece vive il giudice, che invece è un uomo servitore della legge, ligio, e questo travaglio del giudice comincia a nascere man mano, perché come ha detto prima Riccardo Sasani, il giudice prima di essere un giudice è un uomo, per cui c'ha tutti i travagli, le tentazioni, le debolezze dell'uomo innamorato, soprattutto se si innamora di una donna con temperamento, trasgressiva, travolgente. È una storia in lirico, come viene riportato proprio dalla recensione. Sì, e tra l'altro, se avrà occasione del film, c'è questa parte finale del film che veramente credo che tutti noi ci possiamo più immedesimare, perché tutti abbiamo avuto bene o male nella vita una storia travagliata. Non siamo giudici, non abbiamo avuto delle cose, però tutti quanti abbiamo avuto un momento di travaglio nella nostra storia d'amore. E c'è questa parte finale veramente struggente. Perché il film non finisce bene, ha un triste epilogo, Cesare. Sì, adesso non svegliamo. Però non è della serie Le favole di Collodi. Il cinema è bello perché è mistero, magia, se svegliamo tutto. Però ecco, diciamo a chi dovrà chiaramente recarsi al cinema per vedere questo bel film, che non sono Le favole di Collodi, della serie Vissero felici e contenti. No, questo no. Però è anche importante. Un film di atmosfere, abbiamo cercato di, con le atmosfere eccezionali che abbiamo trovato nell'inverno qui a Rimini e dintorni, di fare anche un freddo inverno, è un freddo inverno. Sì, però bisogna dare atto, è vero. Bisogna dare atto a Piero Amati di essere in qualche modo un record man, un uomo da record per quanto riguarda la realizzazione dei film. In quanto tempo è stato realizzato questo film, che vede delle scene anche piuttosto articolate dal punto di vista scenografico e della realizzazione logistica? Io la ringrazio per la definizione, ma il record è dovuto al grande aiuto che ha avuto in loco. In loco. Prima di tutti dal regista ovviamente, ma soprattutto da questa città, Rimini, che mi ha ospitato e mi ha aiutato in maniera incredibile. Noi abbiamo avuto qualsiasi tipo di supporto di carattere logistico, organizzativo, soprattutto dalla Rimini Turismo. Colgo l'occasione per ringraziare la Presidente, la dottoressa Guerra, e il dottor Leoni, il direttore generale. Poi siamo stati ospitati nell'albergo di Conchiglie, di proprietà della signora Salsiccia, che colgo l'occasione per ringraziare in questo caso. A Miramare. A Miramare. Ma alla base c'è stato, guardi, la possibilità di fare questo film in 4 settimane e mezzo, 5 settimane abbiamo fatto, è stata perché questa città funziona. Perché siamo stati aiutati da tutti. Abbiamo avuto una serie di sponsor, ovviamente, ma sponsor sono stati attivi. Non è che hanno cast la grand, come diceva il signore prima, ma hanno veramente aiutato. Cast la grand. Però ci hanno messo a disposizione degli ambienti molto belli, ci hanno messo a disposizione soprattutto il comune, il sindaco. Abbiamo avuto qualsiasi tipo di supporto, che apparentemente può sembrare una cosa di scarsa importanza. Invece, però, nell'organizzazione di un film è
fondamentale. È fondamentale. Ecco, io so che questo film è destinato anche per il mercato estero e allora vogliamo fare una sorpresa ai nostri amici telespettatori. Noi abbiamo preparato quello che è un trailer, ovvero un promozionale di un film, un trailer in inglese dove si chiama Love Case, un caso d'amore, e dove facciamo vedere anche quelli che sono gli attori che fanno parte di questo film. Un cast composto da quanti attori? Beh, i principali sono Stéphane Ferrara, che interpreta il giudice, poi Marina Giulia Cavalli, che interpreta Gaia, la protagonista. Lo stiamo vedendo adesso? Questo è il giudice Sapio. Everyone is equal before the law. Too scary for you? As district attorney, he lived for the law. Incorruptible. Until he had to handle a love case. What is it? They found a female body. Terenzi didn't tell you? He said it was an emergency. Come with me and watch your step. Ecco, abbiamo visto una delle scene più manierate, più ben riuscite, se vogliamo, oltre che impegnative, quella del ritrovamento del cadavere nel canale. Il canale di, sotto il ponte di Tiberio. Sotto il ponte Tiberio di Rimini. Questo è un tipico esempio, questa scena, se avessimo avuto l'aiuto del comune, del questore, dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, tutto questo non si è potuto realizzare. Per preparare questa scena, lei è stata rimontata, ma è stata una cosa piuttosto complessa, come si può desumere dalle immagini, capito? Questo proprio ha centrato quello che volevo dire prima attraverso l'immagine. Bene, il perfetto funzionamento di una città e la sinergia migliore che in qualche modo aiuta una produzione cinematografica a lavorare nei tempi, a lavorare bene, a lavorare con serenità, peraltro in un momento ostico dal punto di vista climatico. Molti film, e Stesanimo lo insegna, vengono girati generalmente in primavera, questo è stato girato in inverno, nel pieno inverno, in un inverno anche durissimo, perché io è il primo anno che sono qui e devo dire che non mi sono mai raffreddato quest'inverno, però adesso ho accumulato tutto per la primavera. Stesani, il nostro produttore infatti ha rischiato una quasi polmonite. Addirittura, questo non lo sapevo, meno male che è riuscito. Produttore eroico. Eroico. Piero Amati è un produttore eroico. Per esempio c'è stata la Guardia Medica che è venuta subito a visitarmi nel giro di 10 minuti, gratuitamente, come dovrebbe funzionare in Italia, per tutto, e che mi ha riempito antibiotici e mi ha salvato due comuni, non è uno scherzo. Ma un altro esempio. Emilia Romagna è una regione diversa. Dove le cose funzionano perfettamente. Veramente. E poi una cosa volevo dire, ne esce fuori, Cesane diceva un film d'atmosfera, ne esce fuori Rimini al di fuori degli stereotipi. È una Rimini completamente diversa, non è quella ghiacciosa, estiva, con i palloncini sulla spiaggia. Ma la più bella Rimini è invernale. O la Publifono, è la Rimini invernale, autunnale, come è descritto nel romanzo. È la più bella Rimini, guardate, perché d'estate veramente sembra di trovarsi in un agglomerato marittimo di Roma o Milano. Quindi chi come viene dalle metropole non ne può più chiaramente ritrovarsi nella bolgia, seppur con la scenografia del mare. È una cosa veramente, come dire, da Karakiri. Però io volevo chiedere a Cesani, lei è riminese. Sì. E con questo sono tre film che gira a Rimini. Sì. Questo è segno anche di fare di Rimini una città che vede in qualche modo come emblema rappresentativo il grande Federico Fellini, che è nato a Rimini, che ha ambientato buona parte dei suoi film, seppur non a Rimini, ma nel mitico Teatro 5 di Cinecittà, a Marcord, ricostruendo Rimini nei dettagli però perfetti di una Rimini che è ancora bella viva e bella visibile. Lei in qualche modo rende omaggio a questa città non elaborandola da un teatro come un teatro di pose come Cinecittà, ma proprio girando in loco. Certo. Quali sono stati gli altri due film che ha girato a Rimini? Una donna da scoprire con Marina Suma e Agostina Belli e un film musicale che si chiamava Jox con due attori americani, Russell. Ah, Russell che è un ballerino, anche ballerino. È anche un famoso ballerino Russell. Coprodotti assieme all'Altro Mondo Studios, che è una discoteca notevole. Ecco, io so che tra le sue, come dire, sue mire futuribili c'è anche quella di girare un film a San Marino, perché quindi sopra la rocca dominando estera, dominando la costa. Ci pensi, perché è stato già girato un film a San Marino da Marcello Liprandi, che è un mio nostro, caro amico anche. È anche un nostro carissimo amico che spesso ci viene a trovare qui su questi divani.
abbiamo molto piacere di averla invitata qui quest'oggi, Cesani, perché l'altra volta a dicembre non è potuto venire per ragioni di impegni di lavoro, stava già girando questo film in 3 settimane, quindi un record, questo lo voglio veramente sottolineare. Ecco, quindi arriverà a San Marino prossimamente. Sì, sì, sì. Perfetto, noi aspettiamo. Va bene. Che il giorno che sono stato qui sono tornato sul set e ho dato l'idea a Cesani. Guarda, si potrebbe fare a San Marino, perché sono rimasto colpito, perché San Marino la conoscevo quando ero bambino, veniva una gita da scuola e poi non c'era mai stato. Tutti a scuola, sì, quella scuola. San Marino è un classico. È un classico. Allora, sì. Guarda che San Marino è un bel posto per girare un film, veramente. E così la cosa è cominciata a entrare nella mente di Cesani. Mi voglio assumere questa responsabilità, ma dopo serve sempre il produttore, no? Vabbè, chiaro, ma un produttore notevole ce l'abbiamo, abbiamo anche un ispiratore che è un ispiratore, questa certo. Multiforme, voglio dire, visione di Roberto Sapio, un po' giudice, un po' scrittore, un po' attore, l'abbiamo visto aprire addirittura il film. Nel frattempo Ganducci scopre la parola che significa sponsor. Esatto. Però speriamo di trovare anche lo sponsor. Speriamo di trovare lo sponsor, che è fondamentale. Ecco, quando esce il film? Questa è una domanda di rito, ma è bene farla. Guardi, il film per la televisione è stato acquistato dalla Mediaset. Sì, quindi dalla Fininvest, che oggi si chiama Mediaset. Mediaset. E per quanto riguarda invece la sala, siamo in trattativa con due distribuzioni per vedere quale delle due distribuzioni sarà la più propensa, diciamo, a distribuire questo film sul territorio nazionale. E comunque ci sarà una prima. In ogni caso ci sarà invece una prima al Teatro Novelli, o il 23 o il 30 maggio. Oggi proprio sono venuto a Rimini per discutere questo con la Rimini Turismo, che sarà la promotrice, diciamo, di questa organizzazione. Ci sarà una grande prima dove sarete tutti ovviamente invitati, con grande piacere. Noi la ringraziamo già fin d'ora. E questa prima anche servirà anche un pochino come collaudo per vedere che tipo di riscontro ha nel pubblico questo film. Senza dubbio sarà un riscontro notevole, considerata anche la storia, che la storia è molto forte. Per un regista è difficile in qualche modo trasporre immagini, quelle che sono certe sensazioni. Però devo dire che dottor Sapio è stato molto, come posso dire, molto, mi ha lasciato molto libero di poter dare così una mia interpretazione, di rendermi interprete di quello che poi lui ha inventato. Beh, chiaramente, però le emozioni sulla carta si scrivono in un modo, coincidevano, certo. E questa è anche la bravura di un regista, me lo lascio dire, non è piaggeria gratuita, ma storie di questo tipo, che sono fatte anche di situazioni che vengono in qualche modo sfumate. Soprattutto la mia città, quindi voglio dire, la storia, che poi è una storia universale, una storia che è moderna e nello stesso tempo antica, perché questo dualismo, questo discorso tra passione, giustizia, l'amore, voglio dire, è universale, che esiste l'uomo, insomma. Comunque sì, è molto abile lei a trasporre su immagini certe realtà che sono sfumate, almeno per quanto riguarda la scrittura, quindi non è una cosa facile. Ne prendiamo atto. No, poi uno si augura sempre di non tradire l'autore del romanzo, anche se... è stato tradito lei, Sapio? Direi di no, mi sono reso conto che il linguaggio cinematografico è un linguaggio completamente diverso dal punto di vista dell'espressività, della tecnica, eccetera, eccetera, che lo scrivere. Io scrivo sono emozionato, era emozionato, il regista lo deve tradurre in linguaggio comprensibile a tutti, e quindi ci vogliono cose diverse, impostazioni diverse, situazioni diverse. Quindi una volta che ci si è reso conto di questo, si rende conto poi anche che alcuni particolari possono essere cambiati, alcune situazioni possono essere spostate nel tempo o nello spazio, quindi mi pare una considerazione abbastanza ovvia. Mi fidavo di Cesani, quindi. E quindi voglio dire, questa fiducia è stata in qualche modo ricambiata. Bene, Riccardo Cesani, Roberto Sapio e Piero Amati con Un caso d'amore, un film che sarà proiettato nelle sale nelle prossime settimane su distribuzione Mediaset. Non vorrei sbagliare, Mediaset, esatto, e una prima, poi saremo proprio noi di prima che sia troppo tardi a dirvi quando avverrà, una prima al Teatro Novelli o il 23 o il 30 di maggio. Bene, io a questo punto passo la parola a Gaia. Esatto, passiamo da questa parte del nostro... Siamo tornati nel salotto di prima che sia troppo tardi, questo salotto veramente nutrito, vado a ricordare il nome degli ospiti, che sono Giuseppe Coppola, Giuseppe Costanzo, che ama chiamarsi Pippo Costanzo, in quanto le sue origini catanesi rendono omaggio al più famoso Pippo, vero? Sì. Lei l'ha conosciuto? Mio idolo, magari. Come magari? A Militello non ci va di tanto in tanto? No. Come no? Perché? Sto da un'altra zona. Un'altra zona di Catania? Un altro versante. Lo vado a trovare magari a Roma, abita lì.
in centro, in pieno centro. Sarei molto contento. Nella terra dei Pippi, non la terra dei cachi, giustamente Roberto Sapio dice la terra dei Pippi. Poi da quest'altra parte abbiamo Comastri di nome? Chiara. Chiara Comastri. Proseguendo questa pastrella, Tonino Canducci, presente, che sta ancora cercando di tirar fuori la soluzione. Stai lucubrando, vero? Sì, sto lucubrando, come dici tu, non so cosa vuol dire, comunque io lucubri Canducci. Sì, sto lucubrando. Riccardo Stesani, il regista del film Un caso d'amore, oltre che di tanti altri film che sono stati girati non solo a Rimini ma anche altrove, ci ricordi quello che è un suo bestseller cinematografico? Bestseller, faccio ricordare il primo che riecheggia sempre questo Un amore targato Forlì nell'87. Ah, Un amore targato Forlì nel lontano 77. Cos'era? La storia di due ragazzi che scappavano dalla Romagna, si imboscavano? Era la storia di un musicista che andava a Roma al Teatro dell'Opera per fare un concorso come violoncello di fila. Però si innamorava del violoncello. C'è sempre l'amore. Io ho visto Un fatto a Metropoli, è un film molto bello, forse più bello che ha fatto. Addirittura, quindi Un amore targato a Forlì. Vorrei rivederlo, il debutto, 1977, quindi siamo quasi a 20 anni fa. Roberto Sapio, ex sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, anche autore del libro che è diventato un film, anche attore che apre Un caso d'amore, e Piero Amati, straordinario produttore di questo film, che presto diventerà proprio una realtà in tutte quante le sale cinematografiche. Ultima battuta con Giuseppe Coppola, date in tutta Italia, sembra la tournée di Bruce Springsteen. Allora, lei tra poco parte e si reca dove? A Napoli. A Napoli. A Napoli giovedì, incontro preliminare. Poi sabato a Milano, stiamo a Milano fino al 20 di giugno. Sì. Poi Torino, Vicenza, Napoli, Bari, Ancona. Io poi ancora non lo so. E poi ancora non lo so. Non lo so, vabbè, poi lo saprai in proseguo di tempo. Mi secca molto terminare la trasmissione il 31 maggio, altrimenti ci saremmo rivisti, ma non è detto che non ci rivediamo. Poi mi farà sapere come vanno queste lezioni, soprattutto questa trovata straordinaria. Io concludo con i nostri amici della produzione del film Un caso d'amore, rinnovando l'appuntamento al 23 o il 30 maggio al Teatro Novelli di Rimini per la prima e anche l'attestazione ufficiale. Come sta un regista quando viene proiettato il film? Si mette in mezzo alla gente per sentire ma guarda che roba, no. E se dicono una parolaccia, se uno si alza e dice che schifo, chi fa? Pazienza. Cosa ne fa un altro? Cosa che non accadrà, perché chiaramente il film è intriso di passione e di sentimento. Sapio ha avuto una bella idea a scrivere questo libro, ne faccio l'altro perché magari abbiamo bisogno di idee nuove. Già fatto. Quindi presto, come si chiama? Beh, è un vecchio romanzo, successivo a Un caso d'amore si chiama Una variabile indipendente, poi ce n'è un altro presso un editore che dovrebbe essere pubblicato e poi ne sto scrivendo un altro. Bene, molto bene, quindi questi suoi libri diventano quasi delle sceneggiature. Grazie a Roberto Sapio, grazie a voi per gli auguri. Volevo cogliere l'occasione di fare un augurio sincero ai due Giuseppe e a Chiara per il loro lavoro, che è tanto più importante del nostro. E un augurio a tutti i ragazzi che avranno l'occasione e la fortuna di potersi avvicinare a questo vostro metodo. Bene, io mi associo a Piero Amati e faccio anche un applauso ai nostri amici. Giuseppe Coppola di Orvieto, Giuseppe o Pippo Costanzo di Catania e Chiara Comastri di Reggio Emilia. Voi ci tornerete a trovare proprio in chiusura di trasmissione, proprio di edizione quasi, con gli attori Stefano Ferrarà e Marina Giulia Cavalli, e io e Gaia a questo punto andiamo a dare lettura dei programmi qui dove tutto attaccato apriamo generalmente tutti quanti i giorni. Quello firmato di Piselli mi è rimasto qua. Smettila, io vi ricordo questa sera ci sarà la prima puntata dello sceneggiato Sound con Mattia Sbragia ed Elena Sofia Ricci. Bene, mentre per quanto riguarda i programmi di Nuova Rete 5 Stelle, in prima serata film Per su, il mostro, ovvero io. Bene, grazie a tutti per il gentile ascolto. A domani. A domani. Prima che sia troppo tardi. Stava buona.